Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete così truccata perché oggi è il mio primo shooting, non so come si dice, ufficiale, e cioè per una campagna di un marchio, quindi foto all'aperto, freddo, comunque, allora, oggi vi voglio portare con me in questo vlog, dato che è da un po' che non chiacchiero. E come avete visto la colazione stamattina? Molto semplice, la ricetta della torta ve la lascio qua. È venuta veramente molto buona e quindi insomma vi lascio la ricetta molto volentieri. Sono molto orgogliosa della mia torta di mele che mi ha commissionato mamma lunedì, dato che arrivava una sua amica. Fa, fai una torta di mele? Ok. Una mamma che chiede la torta di mele alla figlia, cioè non vorrei dire. Comunque, niente, ora sono in ritardo e vado da questa mia amica che lei ha una macchina fotografica professionale che vabbè, è del fidanzato, però anche lei ho visto dalla Sardegna che sa fare delle belle foto, quindi la sfrutto come mia fotografa personale. E niente, vi porto con me, insomma. Volevo farvi vedere questo cappotto. Vabbè, non si vede niente, tipo un bomber. Faccio vedere così, faccio prima. Non si vede niente. Vabbè, insomma. Questo cappotto qua ce l'ho da quando andavo alle medie e l'ho presi, cioè i miei lo presero, e a Senigallia ci sono tutte le bancarelle sulla spiaggia dei nordafricani ragazzi e solitamente hanno robe di marca, ma non si è mai capito bene se siano realmente così. Comunque viene da lì il mio cappotto, dalle spiagge di Senigallia un bel po' di anni fa, sì, quando ero alle medie, quindi quando avevo 13 anni, più di 10 anni. E regge ancora benissimo, solo ho dovuto far mettere a posto la cerniera che si era un po' rotta, ma era qualche anno anche che non lo usavo. E niente, volevo solo condividere con voi questo momento di infanzia. Allora è successo un bordello assurdo, praticamente sono andata alla macchina, non si apriva più col telecomando, basta che mi avvicino e si peggio sul pulsante si apre, non funzionava nulla, sono entrata con la chiave, batteria a terra e ho notato che il tasto delle quattro frecce era giù. Quindi l'ho lasciata praticamente un giorno e mezzo con le quattro frecce accese e ho fottuto la batteria. Sono un genio. Comunque ho chiesto la macchina a una vicina di casa, sono riuscita a arrivare dalla mia amica, abbiamo fatto le foto. Non mi sono messa a riprendere perché insomma avevo un po' d'ansia di fare in fretta perché poi deve andare a lezione. Adesso prendiamo e vi faccio vedere cosa mangiamo e basta, tutto qui. Tutto in fretta e furia. E adesso mio papà ha chiamato la Suzuki per insomma cercare di farcela venire a prendere e metterla a posto, perché poi io lunedì prossimo inizio il tirocinio, quindi assolutamente la macchina deve essere a posto. Ma che casini. Allora, siamo tornati, sono le 5, io ho pisolato un po' perché ero distrutta, dato che ho usato le lenti oggi sono sempre un po' rinco. Per merenda non ho tanta voglia di molte cose, kiwi, tagliato a metà, mangiato col cucchiaino come quando ero con mia nonna, e un po' di noci. Poi sono fatta la mia tisana preferita, che è questa qua. Chissà se lo metterà mai a fuoco. Magia d'inverno di Pompadour. Spettacolo. Le luci fanno merda. Comunque, per quanto riguarda la macchina, papà oggi ha chiamato il carro attrezzi e per fortuna non paghiamo nulla perché è ancora sotto garanzia. E poi siamo andati dal meccanico della Hyundai. Proprio siamo andati là io e papà con l'altra macchina. Ci ha detto lasciatemela fino alle 6 che la carico e non dobbiamo spendere nulla per fortuna. Anche perché comunque faccio sempre sti danni io alla fine. Intanto mangio. Se vedete gli occhioni è perché mi stavo affogando. Volevo dirvi che la mia amica mi ha dato queste pagnottine, sono tipo pan brioche. Adesso sono un po' dure, ma scaldate si riammorbidiscono. Sono buonissime. Oggi ne ho mangiata una prima di pranzo e wow, davvero buonissime. Magari faremo la ricetta insieme. Poi volevo farvi vedere un'altra cosa, già da un po' di tempo in effetti. È un mesetto che, anche più di un mese, ho comprato questa crema di Geomar.
Già ne usavo una, che è là, quest'estate l'ho usata. Quest'estate ho usato crema gel effetto urto, mentre che, non so se vi ricordate, facevo quei massaggi. E mi aveva consigliato poi la signora che veniva di usare comunque una crema specifica, non una crema idratante. Poi ho deciso di provare questa, è proprio gel freddo drenante, che la cosa migliore è usarlo d'estate perché congela, cioè fa veramente venire freddo. Perché appunto, insomma, nelle zone dove lo do è micidiale, però d'inverno io congelo. Infatti delle volte me lo do prima di andare a letto e sto lì sotto le coperte al freddo. Oppure, non so, mi faccio la doccia prima di cena e mi ricordo che andavo a cena e congelavo, insomma, quindi non è proprio indicato d'inverno. Però, insomma, ve lo volevo segnalare perché la sto usando, andrebbe usata addirittura due volte al giorno, lo uso una volta al giorno quando mi ricordo. Ve lo volevo segnalare perché poi mi arriverà tra poco, spero, anche perché prima di parlarvene vorrei provarlo per un po', è un massaggiatore di un'azienda francese e non è purtroppo un ragazzo che viene a massaggiarmi ma è un bagaglio che insomma mi dovrò passare nelle zone interessate e ha tipo due testoline a seconda del tipo di massaggio che voglio fare, suppongo, e riprende abbastanza i movimenti di uno che fa un massaggio, quindi a me interessava più che altro quello lì. Poi ho visto che sul sito hanno messo anche, però non ho voluto prenderlo perché comunque aveva un costo molto elevato e ok che me lo regalano, però mi scocciava pubblicizzarvi una cosa così costosa, però magari era fenomenale, non lo so, però vabbè, non me la sono sentita. E invece era un massaggiatore a impulsi elettrici, se non erro, e era interessante, però insomma il costo è elevato. Quando dice faccio un investimento su quello lì e comunque veramente mi può aiutare, poi sapete che io comunque vi dico sempre che prima alimentazione, allenamento, poi si cerca di mangiare bene, di non fumare, di non bere troppo, però insomma ci sono, comunque ce n'è un po', arriva anche poi con l'età. E insomma mi interessava provare anche usarlo con mamma e provare insomma a vedere se possa dare un ulteriore aiuto in più e poi appunto ve ne parlerò. Comunque, altra cosa di cui volevo parlarvi è TikTok. Volevo dirvi che sono su TikTok da un pochino di tempo e mi sta piacendo veramente tanto. Mi state anche dicendo che ho talento. Praticamente TikTok può essere utilizzato in vari modi e secondo me la parte più carina, non proprio da ragazzini, è quella dove si interpretano i dialoghi. Perché praticamente su TikTok ci sono tante basi di musica o comunque di dialoghi presi dai film o inventati dalle persone su TikTok. Quindi c'è la voce di base, tu devi solamente muovere le labbra e interpretare il personaggio di quel dialogo. Insomma, oppure si può ballare, insomma, interpretare i balletti così. E io l'ho monitorato un mesetto prima di buttarmici, anche perché non è facilissimo da capire subito. Infatti se volete dei consigli magari in un video parlo di come usare TikTok, perché vi posso assicurare non è così semplice, anzi me lo dicono in molti che Chiara come fai? E insomma da quando ho trovato questo mondo di TikTok ho visto veramente ragazzi bravissimi, ma una fantasia, come posso dire... Secondo me TikTok aiuta tantissimi ragazzi a esprimere i propri talenti, perché su TikTok trovate veramente di tutto, da quello che vi disegna delle cose, dalle persone che si truccano e anche quelli che interpretano, come cerco di fare io, i personaggi. Quindi si trovano anche interpretazioni dei film, ma proprio la gente magari... Ci sono alcuni che assomigliano talmente a certi attori che impersonificano proprio loro. E comunque, cioè, vi giuro... Adesso sono indecisa se consigliarvi di scaricarlo perché comunque tiene proprio gli incollati. Infatti molta gente mi ha detto, mi fa piacere che tu pubblichi anche i video di TikTok su Instagram perché non mi va di scaricarlo, perché non voglio perderci tutto il tempo. Perché tiene lì, ecco, quindi insomma se dovete preparare degli esami non scaricatelo. Volevo parlarvi un po' di queste cose qua e dirvi inoltre che la prossima settimana inizio tirocinio. Ho un po' di ansie perché la mia organizzazione fino a questo punto è, insomma, ho sempre avuto tanto tempo per me stessa, per le mie cose, per l'allenamento, per i miei svaghi, i miei hobby.
Adesso c'è 8 ore, 9 ore in realtà, dalle 9 alle 18 della mia giornata saranno dedicate a un lavoro, cioè io comunque voglio rendere conto me stessa di questo, e quindi appunto perché anche resterò là a mangiare, quindi comunque ogni giorno devo portarmi da mangiare, e quindi pensavo di stilarmi comunque una lista, dato che io cerco ogni giorno di mangiare una quota proteica diversa. Cioè, se mangio un giorno una scatoletta di tonno, cerco di non mangiarla anche il giorno dopo, ci metto qualcos'altro, ecco. Quindi, insomma, devo organizzarmi per me, ne magari farò una lista, che non è una lista fissa, però per non cogliermi preparata, oddio, cosa mangio? L'ho già mangiato ieri, cosa mangio? Quindi, insomma, cercherò più o meno di mettere lunedì scatoletta di tonno, martedì macinato. Mercoledì, poi se rimane qualcosa dalla cena, me lo porto a pranzo, ecco, cose così per darmi una piccola idea. Poi un'altra cosa che mi ha sempre mandato in crisi andando a scuola era cosa mi metto domani mattina. E quindi un'altra mia ansia è quella lì, perché una volta mi ricordo che ho chiamato il mio ragazzo, era il primo anno che stavamo insieme, quindi l'ho fatto, suppongo che ora non lo farebbe, mi manderebbe a fanculo. E cioè che ero in crisi e ho detto, vieni qua, aiuto, non so cosa mettermi, sono brutta, sono grassa, sono magra, sono... Insomma, era venuto di corsa a casa mia, che succede? Io, e lui mi ha mandato a fanculo, vabbè, mi ha un po' consolato dicendo, ma no, amore mio, sei bellissima. E no, non mi sta bene niente, sono in crisi. Cioè, aiutatemi, è successo anche a voi, vero? E quindi insomma, evitiamo. Quindi pensavo tipo di scattare delle foto degli outfit che mi ispirano, così almeno ho sempre delle idee, sono matta, vero? Ditemi che lo fate anche voi. Poi per gli allenamenti, la mia idea era di svegliarmi alle 6. Voi direte what? Ma in realtà ci sono tante persone che mi seguono, che lo fanno, che si alzano presto al mattino prima di andare a lavoro, si allenano. Perché? Sto pensando a questo. Perché io se, quando uscirò da lavoro saranno le 6, se mi va bene. E verrò a casa minimo alle 6 e mezza col traffico che c'è a Bologna. E chi c'ha voglia di mettersi ad allenare dopo una giornata di lavoro? Io quell'ora lì arrivo che sono cotta sicuro. Voglio solo sdraiarmi, stare un po' al cellulare, mettere un po' al computer, mettere a posto delle cose, perché comunque non avrò più tempo magari di stare dietro alla casa come facevo prima. Sì, vivo con i miei, però io sono addetta alle pulizie. Quindi, insomma, e poi se mi allenassi la sera, arriverei a casa, quanto mi riposo? 5-10 minuti, mi alleno, magari con anche l'ansia e tutto quanto, per poi subito riuscire, di solito vado a casa del mio ragazzo, vabbè. Insomma, la mia idea è di alzarmi alle 6 del mattino, che poi sarebbe 2 volte a settimana, perché le altre due vado ad arrampicate, ci andiamo una volta a settimana la sera, verso le 8, e poi il sabato mattina. Insomma, per 2 volte a settimana mi dovrei alzare alle 6, quindi iniziare l'allenamento verso le 6:20, finirlo massimo alle 7:15. Se mi dà una sciacquata, la doccia grossa poi la faccio quando torno a casa, tanto non è che sudo chissà che cosa. E darmi una sciacquata, fare colazione, che assolutamente se riesco devo prepararla la sera prima, perché poi alle 8:20 la mia intenzione è di uscire, perché ci vogliono 20 minuti per arrivare a lavoro, ma Bologna sta diventando veramente invivibile col traffico, quindi almeno lunedì partirò alle 8:20, poi vedo se arrivo alle 8:45, provo a partire anche alle 8:30, però non so mai. Vabbè, a parte tutte le mie paturnie, le mie pare, e insomma cerco conforto e consigli in voi che sicuramente lavorate praticamente tutte quante e avete sicuramente dei consigli da darmi. Comunque basta. Tra poco verso le 6 andiamo a prendere la macchina io e papà, e poi dopo vi faccio vedere la cena. Sì, niente, la cena.